Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo webinar. Diamo il benvenuto ad Anna La Zizzera con un webinar, secondo me, particolarmente interessante in questo periodo, che è Remote Leadership, essere leader a distanza, in qualche modo come tenere botte in questo periodo un po' particolare e penso che possa essere utile a veramente, veramente tanti, tanti di noi. Direi che possiamo cominciare e passo la parola ad Anna. Buon lavoro a tutti quanti e ci sentiamo alla fine di questo webinar. Buon lavoro. Grazie Virginie. Intanto, come lo hai saputo dire bene, leadership remota tu mi piace da morire perché non avendo la dimestichezza con le lingue faccio molta fatica a usare ancora i termini in inglese. E quindi ti ringrazio anche per il passaggio di consegna di questo tempo. Grazie per esserci oggi per questa tematica, per tanti motivi. Primo perché è un tempo di emergenza. Secondo, perché stiamo governando un processo di cambiamento che ci riguarda tutti e, come giustamente diceva la collega, la leadership remota ci riguarda veramente tutti. Perché? Perché noi stiamo attraversando un processo di trasformazione globale, che veramente dal globale al locale, quindi al paesino più piccolo, ne è impattato. Quindi il contesto sta ridefinendo i paradigmi con cui muoverci nei nostri mondi, sia quelli personali sia quelli professionali. Ed è per questo importante fermarsi ogni tanto a guardare dove siamo arrivati, che cosa è successo e quali sono soprattutto le competenze che oggi, in un mondo che cambia, in un mondo che cambia in emergenza, devo imparare a definire per poterle utilizzare e raggiungere quegli obiettivi per festeggiare il successo con le persone con le quali lavoro. Quindi, in questo momento di fermarci a capire, una delle tematiche che sicuramente, proprio perché è nuova, proprio perché è da troppo poco tempo che la stiamo incominciando a definire, necessita di maggiore attenzione. E molti la stanno definendo come la e-leadership, cioè la capacità di essere leader virtuali. Quello che io invece oggi voglio spiegarvi è che non dobbiamo trasformarci in leader, ma dobbiamo utilizzare, vedremo, nella leadership remota, quelle competenze che al leader vengono sicuramente naturali. Ed è per questo che questo momento di trasformazione richiederà più personalità da leader, perché sono quelle che permettono questo tipo di obiettivo, piuttosto che in qualche maniera altri tipi di struttura di personalità che sono serviti fino ad oggi. Ma quello che ci richiede il domani nella realtà sono altre cose, per cui ci sarà bisogno di ridefinirsi e riguardarsi nelle competenze del quotidiano. E quindi l'obiettivo che abbiamo all'interno di questa trattazione è quella di intanto incominciare a aprire queste due parole, leadership remota, e incominciare a guardare che cosa significano e che senso possiamo dargli oggi, in funzione di quello che stiamo vivendo e del momento storico che stiamo governando. Imparare a identificare quelli che possono essere gli strumenti, i punti di attenzione, le nuove strategie che posso implementare per fare in modo che lo smart working che sto vivendo possa diventare uno smart working di qualità o farlo diventare per le persone che lavorano con me. Identificare quelli che sono gli ostacoli, cioè i limiti, le barriere che questa modalità nuova di lavoro può o sta già creando, che abbiamo già vissuto in quest'ultimo anno, e quindi chiamare quelle situazioni difficili che abbiamo vissuto con un nome, per poterle poi identificare e agire l'anno prossimo con competenza e incominciare a immaginarsi delle nuove opportunità, quindi delle nuove visioni, dei nuovi modi di guardarci al lavoro, per fare in modo che portiamo a casa degli obiettivi di qualità e possiamo festeggiare anche il successo di essere un team intimo anche in remoto. Quando inizio una trattazione, come tutti quelli che mi seguono già da un po' di tempo lo sanno,
Immagino chi ha dato la forma a questo tipo di contenuto che andiamo a trattare. E per quanto riguarda la leadership remota, beh, chi meglio di Branson, che era il fondatore e il presidente della Virgin e che è stato il fautore, quindi una delle persone che ha incominciato a immaginare in tempi non sospetti questo modo di pensare i collaboratori al lavoro, affermava che ci piace dare alle persone la libertà di lavorare dove vogliono, al sicuro e nella consapevolezza di avere l'impulso e la competenza per esibirsi in modo eccellente, sia che siano alla scrivania, sia che siano in cucina. Quindi il passaggio per incominciare a pensare allo smart working non solo come uno strumento di welfare che può essere utilizzato in momenti di necessità o di bisogno o di emergenza, ma come un nuovo modo di pensarsi in una forma lavorativa differente, farà la differenza nel accogliere o difendersi dal cambiamento, in questo momento di cambiamento. Perché, dicevamo, è importante fermarci a capire che cos'è la leadership remota? Perché in qualche maniera tutti quanti, mi chiedo scusa, ma ecco, gli strumenti analogici per me erano molto più sicuri rispetto a quelli digitali. Però è importante, dicevo, che la leadership remota la impariamo a comprendere perché tutti quanti in questo processo di cambiamento globale siamo chiamati a governare gli imprevisti. Beh, quest'anno diciamo che tutti quanti, se arriveremo sani e sorridenti alla fine dell'anno, potremo sicuramente dire che siamo in grado di fare questo e se l'abbiamo fatto una volta lo potremo fare ancora. Di muoverci nell'incertezza perché sempre di più i cambiamenti diventano fluidi, veloci. Vedremo come la tecnologia sta dettando le regole e la tecnologia viaggia ad un tempo non tempo, quindi sicuramente cambiano le regole, cambiano i contesti, cambiano le modalità e cambia anche la nostra forma lavorativa. Sempre di più, proprio perché le organizzazioni diventano flat e si ridefiniscono come aziende di progetti verso obiettivi, ecco, strategici che in qualche maniera siamo chiamati a guidare e a gestire sempre di più team remoti e trasversali, ci significa non sempre gerarchicamente che riportano a me o che io posso ho il potere gerarchico per governarli. Quindi molte competenze del essere capo devono essere ridefinite per forza. Il fatto di essere dei termometri e dei filtri, parleremo della protezione, che significa attivare la protezione attraverso la leadership remota e soprattutto divenire dei professionisti autorevoli. Perché? Perché proprio per questo cambiamento e questa ecco, attraversare questa trasformazione, dobbiamo sicuramente non più far affidamento alle competenze di management che abbiamo maturato in tutti questi anni, ma mettere queste competenze al servizio di competenze nuove che sono quelle della leadership. Perché dicevamo, le organizzazioni devono diventare smart, anche le persone devono diventare smart. E quindi in qualche maniera devono essere più veloci. Veloci significa efficienza, velocità significa semplificazione. Quindi in pratica le organizzazioni devono attraversare questo processo indipendentemente dall'emergenza. L'emergenza ha velocizzato questo momento, ma la direzione era quella. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di maturare degli skills nuovi per governare questo cambiamento. E quelli della leadership diventano fondamentali. Soprattutto quelli della leadership remota, visto che l'emergenza ci ha portato a lavorare in smart working, quindi in una dimensione virtuale. Dicevamo all'inizio che la leadership remota non è ancora stata ben definita, però ecco, gli organismi mondiali che sono deputati alla identificazione delle competenze che saranno necessarie nel prossimo futuro hanno provato, attraverso poi la declinazione delle varie associazioni organizzative che definiscono ecco, i codici per poterci muovere, hanno ipotizzato queste tre direzioni di sviluppo per la leadership remota. La prima è la capacità di portare al termine con successo iniziative di innovazione tecnologica. Dicevo al mio collega IT che quando noi abbiamo cominciato a mettere in piedi questo nuovo progetto di architettura aziendale 6 anni fa, ci vedevamo solamente per l'aggiornamento dei sistemi, quindi sicuramente il piacere di stare con Andrea era molto più limitato. Negli ultimi 3 anni,
proprio in funzione di questo processo di cambiamento che anche l'architettura aziendale sta seguendo e che in questo momento ci ha permesso oggi di essere ancora operativi a supporto dei clienti perché ci eravamo già preparati prima. Anche la SUPSI attraverso i webinar ci ha permesso di sviluppare questa competenza, quindi di ripensare a quello che facciamo, ristrutturandolo in funzione di quello che serve. La quotidianità, cioè il lavoro con Andrea è diventato quasi quotidiano. Quindi l'idea è che se pensiamo ad una leadership remota, dobbiamo cominciare ad immaginarci nel pensare tutto quello che può essere utile per il mio gruppo a farlo andare più veloce. Quindi a tutti quei processi di automatizzazione, quelle app, quelle applicazioni che ci possano permettere di andare più veloci. La capacità di guidare e gestire la trasformazione digitale di un team collegandola al risultato economico dell'azienda secondo la capacità di quello che sappiamo fare e di come gestiamo il team per fare in modo che quell'obiettivo lo riusciamo a realizzare. Quindi devo continuare ad andare avanti producendo e facendo quello che la mia organizzazione serve per poter esistere. E dall'altra parte, in qualche maniera, incominciare a guardarla come se fossi dall'esterno per ottimizzarla, migliorarla. Queste due direzioni devono andare insieme, parallele. Usare la tecnologia per cambiare modo di fare business, permettendo l'identificazione delle eccellenze e progettando percorsi di trasformazione ben definiti e realizzabili. Proprio in funzione di quella che sarà la regola nel futuro, che è quella dettata dalla etichetta Digital Transformation. Significa che se prima Anna Lazzinzera proponeva il corso sulla delega, che era strutturato in aula in un certo modo, la stessa competenza deve essere oggi proposta da Anna Lazzinzera al cliente in maniera fruibile, in maniera funzionale, in maniera diversa da quella che era 3 mesi fa. Quindi il passaggio è ripensare a quelle che sono le punte di eccellenza della nostra organizzazione e sviluppare quei piani che possano essere chiari, definibili con un obiettivo SMART e che possano essere realizzati per migliorare e potenziare questa nostra eccellenza all'interno del mondo, quindi farla rendere visibile. Queste sono le direzioni in cui si sviluppa la leadership remota, ma quali sono invece le competenze? Le competenze che noi dobbiamo potenziare all'interno del nostro mondo di lavorare sono sicuramente ritrovare la passione, quindi l'entusiasmo e la dedizione verso quello che facciamo. Tutti quanti abbiamo scelto, quasi la maggior parte delle persone, poi c'è chi è stato obbligato a dover farsi andare bene un lavoro che forse no, non gli piace, ma se lo riguarda e lo ridefinisce in funzione di quello che oggi può essere utile, potrebbe rilanciarlo come proprio. Quindi ritrovare l'entusiasmo e la dedizione anche in un momento di emergenza, dove tutto può sembrare finito e quindi invece le opportunità nascono in questi momenti di confusione. La saggezza. Quindi non è che cioè solo i vecchi funzioneranno, la saggezza nel senso proprio etico della parola, e l'essere riconosciuto come un professionista carismatico. Ecco perché capite che ci sono delle competenze che vengono naturalmente associate ai leader, ma che il carisma lo possiamo avere tutti, sia che io sia un leader, sia che io sia un manager. Il carisma è legato a quello che io so fare, vi ricordate? Il fare e il gestire per fare in modo che quel fare abbia un obiettivo chiaro di direzione. E quindi in qualche maniera la solidità di un metodo, e quindi fondamentali saranno le persone in questi momenti di trasformazione che sono portatori di metodo, dove possono eliminare tutte quelle attività, quelle operatività che sono ridondanti e sintetizzare attraverso il metodo. Per questo l'altra competenza sarà la tenacia, quindi significa la fermezza, la chiarezza di direzione, il sapere e il credere che quella è la strada. La resilienza, questa è una parola che è stata abusata negli ultimi anni, ma quest'anno noi abbiamo il significato di quella parola, ce lo portiamo addosso. Significa resistere e attraversare un momento che non conosciamo, non capiamo, ma puntare sulle nostre competenze, quindi ritornare al valore delle persone e delle professionalità delle persone. Perseverare, quindi continuare a credere che l'obiettivo è possibile, anche quando tutto ci fa credere il contrario. E soprattutto avere fiducia sia in noi stessi, sia negli altri, ma soprattutto nel futuro. Quindi nel fatto che se io credo, queste cose posso realizzarle, devo capire solo come. Questo
Questo e un uso di queste competenze può permettere a me e al gruppo nel quale sono inserito di costruire un clima di fiducia, che vedremo è la base sicura su cui il team virtuale si fonda. Quindi, se prima erano importanti i processi, le regole, le procedure, oggi importante è che cosa io con le altre persone sto facendo. E soprattutto come lo voglio fare. Quindi cambiano i paradigmi, cambiano i modi di guardarci al lavoro e di guardare le persone che lavorano con me. Perché è indispensabile creare quel clima di fiducia? Perché sicuramente quel clima di fiducia permette alle persone di lavorare in sicurezza, di sentirsi che si possono fidare anche se non si vedono, anche se non sono fisicamente vicine. E quindi questo sicuramente in qualche maniera aiuta il lavoro di squadra. Ecco perché bisogna diventare professionisti autorevoli, è una competenza che ci riguarda tutti, non solo i professional, ma veramente riguarda tutte le persone inserite all'interno dei gruppi organizzati. E dobbiamo essere consapevoli che ogni parola, ogni azione, ogni iniziativa che prendiamo influenza la squadra virtuale. Quindi, se prima dovevamo stare attenti a quello che dicevamo, oggi, proprio perché abbiamo la mediazione del sistema informatico, sicuramente le parole che diciamo devono avere un senso e un significato condiviso. E devono soprattutto andarsi a calare su quelle competenze che dobbiamo mettere in campo per poter permettere al gruppo di continuare a lavorare in sicurezza. Vedete, fiducia, sicurezza, incominciano a identificarsi quelle che sono le parole indispensabili per poter lavorare in uno smart working che diventa una forma naturale di lavoro e non più in qualche maniera obbligata. Qual è il primo passaggio nell'essere un capo autorevole e riconosciuto? Sicuramente l'ascolto dei bisogni. Prima ci stavamo raccontando un po' con Virginie come sta andando questo tempo, ed è un tempo dove i capi o chi governa team o chi in qualche maniera ha la responsabilità di progetti e quindi governa persone ha il dovere di fare. Se io non mi preoccupo dei bisogni delle persone, tutto quello che impianto sopra può non funzionare e quindi in qualche maniera può essere devastante rispetto alla velocità con cui siamo chiamati ad agire. Quindi il passaggio in questo momento è fare focus sui bisogni e adesso proveremo a capire che cosa significa questo. E l'altro punto è governare il proprio ruolo e far governare il ruolo delle altre persone con energia, quindi tenere le persone motivate, tenerle attaccate agli obiettivi, con competenza, quindi riconoscere il valore professionale di ciascuno e la condivisione di un metodo. Quindi quello che ci fa riconoscere come professionisti autorevoli e quindi professionisti carismatici è mettere in gioco le nostre competenze con queste tre modalità di azione. Dicevo dei bisogni ed in questo momento è importante, soprattutto perché siamo a distanza, siamo virtualmente lontani, virtualmente vicini, ma fisicamente lontani dalle persone che lavorano con me. Più io identifico qual è il bisogno del mio team e in che momento storico il mio team si trova, più posso mettere in azione strumenti e modalità operative di lavoro che vanno a dare soddisfazione proprio a quel bisogno che il mio gruppo ha. E come vedete, i bisogni cambiano in funzione del momento storico del gruppo. Quindi se per esempio è un gruppo che si è formato da poco e quindi in qualche maniera non abbiamo la conoscenza delle persone, se non lavoro sul bisogno di conoscenza e di curiosità di quelle persone, rischio che il gruppo parta in difesa e queste difese poi limiteranno l'azione del gruppo in alcuni punti nevralgici del lavoro. Quindi in questo momento mi devo preoccupare prima di quel bisogno e poi di definire con le persone il metodo che decidiamo di usare per lavorare meglio. Quindi, per esempio, se mi trovo a governare un team così, devo fare più riunioni, devo fare più incontri individuali con le persone, devo andare proprio ad alimentare quel bisogno di curiosità che in quella fase le persone hanno per sentirsi confidenti, per abbassare le difese dell'estraneo, del nuovo. E poi potersi aprire quindi al mettere in comunione quello che sanno fare. Poi
possiamo avere gruppi, per esempio, in una fase di prima conflittualità, di separazione, dove per esempio le persone si sono incominciate a conoscere, ma hanno bisogno di essere identificate all'interno di un processo. Quindi devono avere una chiara identità all'interno del gruppo, devono sapere che cosa fare. E quindi, per esempio, in questo caso, le persone inserite in questi team hanno bisogno di sentirsi importanti. Quindi il capo deve, per esempio, ufficializzare, legittimare le competenze di ciascuno davanti agli altri, far sentire l'altro riconosciuto. E così in tutte le fasi. Poi, se avrete voglia, me lo scrivete nella chat, possiamo fare un webinar legato proprio all'analisi dei momenti in cui il gruppo in qualche maniera si trova in questo momento storico per imparare a fare le domande. In questo momento di preparazione al nuovo anno, più imparo a fare le domande, più in qualche maniera trovo le risposte che serviranno a iniziare un nuovo anno in sicurezza, alimentando la fiducia. Perché dicevamo, oltre alla complessità di questa nuova modalità di lavoro e della forma con cui la stiamo agendo, l'altro passaggio sono tutte le criticità che lo smart working ci mette davanti. E non sono poche, vedremo fra un po', no, non sono per niente poche, però diciamo che ho messo questa in evidenza, la prima, perché ci ha riguardato tutti. Pensate al momento in cui ci hanno detto da oggi in poi dobbiamo lavorare da casa e quindi tutto il nostro storico professionale da un giorno all'altro è dovuto cambiare per forza. La prima cosa che abbiamo dovuto, con la quale abbiamo dovuto fare i conti è la perdita di controllo. La perdita di controllo su quello che io devo fare come priorità. Perché non c'era più in pratica la riunione di inizio settimana. Il panico perché in qualche maniera non riuscivo a controllare quello che gli altri stavano facendo. E quindi, per esempio, si sono create delle situazioni disfunzionali all'inizio. Oggi, piano piano, in qualche maniera, si sono abbassate le difese, però questo sicuramente rimane uno dei problemi più grandi all'accogliere lo smart working come una modalità di lavoro funzionante. E invece nella realtà vedremo che questo è un passaggio indispensabile da prendere in carico e che molto spesso in pratica viene definito o percepito o immaginato e pensato in azienda con una deformazione. Quindi significa che più lavoro sull'intimità dei gruppi, meno in qualche maniera io posso rischiare, io anche le mie persone. Dicevo prima, non sono pochi. E in genere, ecco, uso quella parte che fa scendere le sezioni delle parole una per volta. Ma volevo darvi proprio il senso del fatto che invece queste ci sono impattate tutte insieme. Abbiamo dovuto farci i conti tutte insieme con le criticità dello smart working. Però se adesso incominciamo a identificarle, a chiamarle e a definire dei punti di attenzione per evitare questo, che si ritrovi di nuovo il peso di quegli ostacoli, possiamo in qualche maniera affrontare il futuro con più leggerezza. E quindi che cosa abbiamo dovuto affrontare dal passaggio da un momento X a un momento Y? La mancanza di conoscenza e la quotidianità che avevo con le persone. Quindi il fatto di non avere la lettura visiva di quello che il collega sta facendo accanto a me fisicamente mi crea delle difese e quindi in qualche maniera mi spaventa. Questa è una delle criticità dello smart working, la posizione geografica. Si condividono informazioni ineguali, cioè significa se le persone prima erano vicine alla direzione, quindi tutte le informazioni che passavano si processavano quasi in tempo reale, oggi invece alcune informazioni possono essere percepite da qualcuno e prima che gli altri ne abbiano conoscenza passa un tempo e vedremo come in qualche maniera adesso la digital transformation mi può aiutare ad efficientare questo ostacolo. La comunicazione di sintesi, il passare attraverso dei messaggi, attraverso le chat o comunque in qualche maniera una mail che non spiega il contesto. Quindi se devo trasferire qualcosa che è più importante e che necessita di più informazioni, posso chiedere al collega di fare una conference call dove gli spiego tutto il contesto e i punti di attenzione che sono indispensabili che in una mail non potrei raccontare. Quindi in qualche maniera uso gli strumenti in funzione di quello che è utile per me e per l'altro. Incomprensioni, conflitti, isolamenti. Abbiamo visto se il gruppo si trova in una fase di separazione e quindi conflittuale già per evoluzione fisiologica del team, in qualche maniera lo smart working va ad enfatizzare tutte queste situazioni critiche. E quindi il passaggio importante è fermarmi a
trovare soluzioni per evitare che questi conflitti possano minare quella sensazione di fiducia e di sicurezza che invece il team deve avere. Il locale, cioè quello che sto facendo io in quel momento e che per me è una priorità, spesso mi dimentico che diventa una priorità secondaria in funzione di quello che invece il mio collega serve che io produca. Dicevamo prima con Virginie, non è più importante che io lo produca in quel tempo operativo, strutturato, che era necessario un mese fa, quando eravamo in azienda, ma è importante che io lo produca nel tempo in cui è necessario che il mio collega lo abbia. Quindi se ogni giorno decidiamo che quell'informazione va aggiornata, non è importante che io la faccia du durante la giornata in un momento X, è importante che il mio collega il giorno dopo abbia quell'informazione aggiornata. Quindi in qualche maniera si vanno a togliere quelle strutture che erano così rigorose in un posto fisico ben definito, con delle regole ben definite, e si va ad alleggerire invece un processo di produttività di ciascuno legato anche ad una quotidianità che richiede l'attenzione di altri elementi. La poca chiarezza degli sforzi e dell'energia che dobbiamo mettere in campo. Molti capi stanno dicendo, quest'anno però non so se fare o non fare la festa di fine anno. Quest'anno più degli altri anni è importante la celebrazione, è importante che in qualche maniera torniamo indietro alle persone dell'impegno e dello sforzo che ci hanno messo per portare a casa quell'obiettivo anche di minima che siamo riusciti a portare, perché quest'anno non si poteva fare diversamente, ma che l'abbiamo portato. Quindi significa ridare alle persone il significato e il senso di quello sforzo che hanno fatto, in maniera tale da tenerle motivate e sapere che l'anno prossimo potrò fare lo stesso sforzo, ma che posso parcellizzare e migliorare l'energia. Si favoriscono i rapporti consolidati spesso e si riporta solo a riferimento gerarchico, mentre in qualche maniera bisogna incominciare a ri riconoscere l'apporto di ognuno di noi al raggiungimento di un obiettivo del team. E le decisioni spesso vengono prese in base all'emergenza o alla priorità. Questa era già una dinamica in atto fisicamente nelle aziende e che è diventata invece un modo di lavorare quest'anno che ha portato molte persone al burnout. Quindi questo non ci serve, non ci aiuta. Siccome questo diventa un ostacolo, bisogna imparare a rileggere e a ridefinire i processi in funzione di quello che dobbiamo evitare piuttosto che finirci dentro. Quindi quali sono le azioni che la leadership remota ci permette? Adesso le proveremo ad aprire e a guardare, cioè quelle che possono essere delle strategie che io posso implementare, o se già le ho implementate, di dirmi, beh, guarda, nessuno me le aveva spiegate, però tutto sommato ho fatto bene. Quindi in qualche maniera riconoscerci nello sforzo che abbiamo fatto e nelle competenze che abbiamo esercitato senza saperle chiamare. La remote leadership, per far divenire lo smart working un elemento organizzativo stabile, quindi una scelta e non un obbligo, perché va a superare situazioni che possono sostenere le persone solo nel welfare, ha bisogno di, vedete le parole, fiducia, responsabilità, capacità di lavorare per obiettivi di squadra e individuali, quindi di sapere che io sono al servizio di una squadra, capacità di definire un metodo con cui ci muoviamo e ci muoviamo tutti insieme come un carro armato, e la capacità di pensare che tutto può essere digitalizzato. Quindi cominciare a vedere i colleghi dell'IT come quelli che potrebbero farci sicuramente vivere uno smart working in allegria piuttosto che una condanna. E vediamo che cosa dobbiamo fare. Intanto abbiamo visto che il primo ostacolo grandissimo è quello di sperare di tornare direttamente subito in ufficio perché così si abbassa quella barriera geografica. Beh, invece no, pensare che la barriera geografica può anche non essere una barriera se io faccio in modo che il mio gruppo continui ad essere collegato sempre per superare queste distanze. Se il mio gruppo si riunisce costantemente, continua a fare quelle riunioni per continuare a mantenere quel livello di fiducia e di conoscenza che serve a tutti. Se io posso ricostruire e rivedere quelle relazioni che prima erano fisiche e che quindi avevano delle barriere in entrata diverse da quelle che oggi sono dello smart working. E per esempio molti colleghi si sono scoperti a lavorare benissimo con colleghi che quando stavano in ufficio facevano fatica a relazionarsi. Per cui sicuramente se oggi abbasso le mie difese, tolgo le etichette ai membri di ogni gruppo, sicuramente in qualche maniera posso ridefinire e ripristinare relazioni in maniera funzionale. Sicuramente mettere in comunione le esperienze, in questo anno è importante per me
anche di ridefinizione dei servizi da fornire alle aziende, lo strumento che ha funzionato di più è stato non più la formazione attraverso i tools, pur attraverso una modalità andragogica, ma partire da quelli che erano i bisogni delle persone inserite all'interno delle aziende e farli lavorare su quella che era la dinamica manageriale che era associata. Quindi il team coach sulla problematica manageriale ha funzionato molto di più perché le persone hanno bisogno di mettere in comune le esperienze, proprio perché è una modalità nuova di lavoro. Quindi più io mi confronto, più apro a sentire l'altro come si è mosso in quella situazione, più io porto a casa opzioni. Ancora, creare sinergie comuni di lavoro. Quindi sicuramente in qualche maniera per far passare quelle informazioni in maniera più veloce, più chiara, più condivisa possibile. Sviluppare un valore aggiunto nei processi di comunicazione attraverso che cosa? Un sistema globale di comunicazione significa, ecco, quelle app, quelle applicazioni che possono permettere di avere subito la conoscenza di quello che sta accadendo e quindi in qualche maniera sentirsi parte di un processo. Un costante contatto con le persone. Molti capi all'inizio hanno fatto fatica a fare le riunioni, molte persone non si collegavano perché si vergognavano, fra virgolette, di non essere in uno spazio che era codificabile. Ma in qualche maniera queste cose hanno permesso di guardarci come colleghi diversi, come co colleghi più umani e quindi in qualche maniera incominciare a vedere il collega anche da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Una reale condivisione del metodo di lavoro, quindi insieme decidiamo come vogliamo lavorare. Una nuova cultura del team permeata da quelle parole di responsabilità, creatività, creatività nel senso di metodo, creatività nel senso di far accadere le cose, professionalità, riconoscimento delle competenze di ciascuno per far accadere quelle cose, l'autonomia, quindi la libertà che io do al mio collaboratore perché lo riconosco, perché so che quel lavoro lo sa fare bene, di farlo in autonomia e attivazione di processi di controllo per permettere al gruppo di muoversi anche in virtuale in sicurezza. E tutto questo può evitare a tutti i membri di sentirsi fuori dalla scatola che l'ufficio in qualche maniera protettivamente creava, ma continuarsi a sentire una squadra e un team anche se al di fuori di quella scatola. Qual è la competenza più importante che dobbiamo mettere in moto all'interno di questo processo? Sicuramente quella dell'intelligenza sociale, che è la capacità di costruire relazioni, interagire costruttivamente con le persone, creando dei legami consapevoli fondati sull'ascolto e sulle abilità sociali. Queste sono le due competenze che la leadership remota richiede, vale a dire che quando mi collego devo essere concentrato a quello che l'altro mi deve raccontare e io devo attirare la concentrazione dell'altro, quindi mi devo preparare e riconoscerci nelle competenze, quindi in quel carisma che ognuno di noi ha in funzione di quello che sa fare. L'intelligenza sociale si struttura su delle leve che sono importantissime, quindi non tutte le devo avere, però ne posso utilizzare un paio di queste che sono nelle mie corde. Per esempio, se io sono una persona che sono una persona di relazione, quindi in tutti questi anni ho maturato competenze relazionali e quindi sono aperta alla diversità, sicuramente sarò più empatica, quindi in questo momento sarò più in contatto con i miei bisogni e riconoscerò anche i bisogni dei miei collaboratori, delle persone che lavorano con me. Se non ho questo, posso utilizzare invece la sintonizzazione, cioè significa ascoltare con attenzione l'altro, costruire con lui un contratto chiaro sulle aspettative e su quello che lui ha bisogno che io metta in campo perché lui lavori in maniera serena. La consapevolezza organizzativa, che cosa significa questo? Significa che se già quando lavoravamo in azienda non spesso conoscevamo bene come i processi fluivano, oggi quell'organigramma, quell'immagine di come funziona la mia macchina, io la devo avere in mente se voglio attivare un processo che funzioni. Quindi sicuramente devo capire come funziona la mia organizzazione, quindi capire quel flusso e io con il mio team, con le mie persone, dove ci andiamo a infilare in quel flusso? Perché oggi l'organizzazione ce la devo avere in testa, non sono fisicamente nei piani che la definiscono e quindi in qualche maniera portarmela dentro, in testa. La capacità di avere influenza, che cosa significa questo? Sapere che all'interno della mia organizzazione conosco le personalità chiavi, le persone chiave che fanno accadere le cose.
Quei professionisti che si chiedono, che se mi capita quel problema, posso chiamare perché ha quella competenza, perché mi può supportare. E quindi non tutte le persone, ma quelle persone che sono dei punti di attenzione all'interno delle organizzazioni proprio perché carismatici e riconosciuti. Quindi posso usare i colleghi, la capacità in pratica di riconoscere gli altri e le abilità di far crescere i miei collaboratori. Attraverso che cosa? Prima Virginia sorrideva e diceva: Sai, in questo periodo di emergenza mi sono trovata più ad essere una mamma che accudisce, cioè che si prende carico. Certo, c'era bisogno in qualche maniera di fare coaching, di stare vicino alle persone, di toccargli la pancia, di sentire come stavano. E questa deve essere invece una regola che mi deve appartenere se comunque deciderò che questa diventa la mia modalità di lavoro e quella dei miei colleghi, di chi lo sceglierà in maniera serena. Il mentoring, cioè significa accompagnare i miei collaboratori anche in virtuale attraverso i loro processi di crescita e continuamente fornire i feedback necessari per poterli fare sentire sicuri, quindi per poter strutturare le basi sicure per i passaggi di sviluppo professionale. Riconoscere in qualche maniera il valore degli altri, quindi in qualche maniera continuare a se far sentire le persone appartenenti ad un obiettivo. E mettere in campo tutte quelle che sono le tecniche che abbiamo imparato di team working anche in maniera virtuale, ridefinendole in maniera virtuale, quindi rendendole più agili, rendendole più smart, rendendole più efficaci, più semplici. L'altra cosa di cui ci dobbiamo preoccupare è quella di tenere il team allineato. Come? Attraverso il controllo. E di nuovo questa parolina magica che ha sempre spaventato tutti, anche all'interno dell'azienda. Perché il controllo spesso viene associata a quella frase di mi devo fidare per forza, perché se no le persone pensano che io non mi fido di loro e quindi in qualche maniera non attivo processi di controllo. Se capite che questa cosa potevo evitarla all'interno della struttura fisica dove le persone le guardavo e quindi mi rendevo conto se stavano o meno producendo, oggi questa cosa se mi manda in agitazione. Quindi se io continuo a tenere legata la parola controllo, la parola fiducia, io rischio di non avere né una né l'altra e quindi di implodere o di creare difficoltà all'interno della gestione del mio team. Se invece incomincio a slegare il controllo dalle persone, ma il controllo è una funzione di protezione delle persone, quindi va a strutturare ancora di più quel bisogno di sicurezza. Attivo processi di controllo che permettono di tenere le persone monitorate, le persone possono sapere tutte a che punto sono e questo permette alle persone di sentirsi confidenti e sicure. Quindi il controllo diventa una protezione organizzativa che se valeva prima nella struttura fisica, vale ancora di più oggi nella struttura virtuale. Quindi basta pensare che il controllo è legato alla fiducia delle persone perché avete capito che la fiducia è un processo che si costruisce con le persone in funzione degli errori, in funzione delle problematiche che risolviamo, in funzione del tempo di conoscenza e che quindi io non posso dare per scontato che queste cose, questa cosa vada a minare, ecco, se non la agisco in maniera funzionante. La sicurezza delle persone, quindi ho l'effetto esattamente al contrario. Celebrare il successo, dicevamo prima che in qualche maniera è il momento, quest'anno ancora di più rispetto agli altri anni, di celebrare il successo, significa di permettere alle persone in ogni momento di sentire che il lavoro, l'impegno e il valore aggiunto che mettono con il loro esserci all'interno di questi processi di cambiamento venga riconosciuto. E quindi, come dicevo prima, se alcuni capi stanno pensando di non fare questo momento celebrativo di fine anno, io ritengo che invece quest'anno è indispensabile per tutte le persone avere quel momento di celebrità e inventarsi anche modalità nuove. Ecco, per esempio, all'interno del momento di emergenza, alcuni gruppi che ho seguito si sono inventati il caffè virtuale, quindi alle 11 si fissavano 10 minuti per dirsi come stavano e per avere quei 10 minuti di passatempo che in azienda facevano, oppure gli aperitivi virtuali. Ecco, possiamo immaginarci qualsiasi cosa, immaginare di far arrivare a casa di ognuno dei miei collaboratori un
piatto di pasticcini e poi dire ci vediamo alle 6 e brindiamo per dire siamo stati bravi, siamo stati capaci, siamo stati forti e l'anno prossimo po possiamo farcela ancora e questa volta se ci mettiamo tutti insieme e ridefiniamo il modo di lavorare, sicuramente possiamo farcela in sicurezza. Quindi definire processi di riconoscimento continuativo, quindi significa che la riunione che facciamo, per esempio, alla fine della settimana, possiamo farla anche per dire che cosa abbiamo portato a casa e riconoscere anche il valore di ciascuno al fatto che abbiamo portato a casa cose. Ieri facevo un comitato di direzione e un manager si compiaceva del fatto che è vero che abbiamo lavorato intensamente negli ultimi 3 anni, ma che i processi che abbiamo attivato oggi rendono possibili cose che in un altro momento non sarebbero stati possibili. Quindi sicuramente in qualche maniera riconoscersi il valore dell'impegno, del lavoro che si è stato fatto, crea la base sicura per poter andare avanti con processi innovativi nuovi o comunque approcciarci a questi cambiamenti con molta più serenità. Attivare nuove forme di confronto, richiamare l'attenzione sulle attività della squadra e individuale e incoraggiarsi e incoraggiare tutti a riconoscere il valore di ciascuno. Quindi significa proprio lavorare sul essere parte di un team e sentirmi importante per quelle persone. Se riusciamo a fare tutto questo e riusciamo a sintetizzare quelle che sono le azioni di base, e quindi possiamo sicuramente, usando e agendo una leadership remota efficace, essere percepiti come persone eque, cioè significa persone che si preoccupano e forniscono opportunità di sviluppo delle abilità di ciascuno. Agire sottolineando l'importanza e il valore di tutte le persone che con me contribuiscono a fare in modo che quel cambiamento possa essere un successo e possa essere vissuto da tutti come una cosa che può farci vivere in serenità e in armonia. Intervenire a supporto di quelle situazioni conflittuali o di incomprensione o di paure che in questo momento possono ecco, permeare il gruppo proprio perché ci sono cose che stiamo governando e che non conosciamo. Prendere decisioni, questo è importantissimo, ecco perché quando si parla in questo momento di sviluppo della leadership è perché i leader sono persone che decidono e quindi in funzione del fatto che io so di che cosa sto parlando, anch'io posso autorizzarmi a scegliere e decidere di andare avanti, di condurre quel gruppo verso quella direzione che abbiamo definito oppure cambiare strategia perché siamo in una forma di definizione nuova, non abbiamo una storia pregressa. E quindi tutto quello che stiamo imparando lo stiamo imparando insieme. Riconoscere alle persone pubblicamente il valore del loro contributo, questo va ad alimentare quel clima di fiducia, socializzare con le persone distanti. Quindi, e io mi sono, ecco, ho scoperto in quest'anno che molti capi che prima facevano pochissime riunioni ed erano capi introversi, si sono scoperti invece che attraverso il virtuale, toccano molto di più le persone e quindi stanno utilizzando molto di più le riunioni e il fatto di fare dei team meeting dove le persone sono presenti. Visitare le persone, quando si dice siti remoti, perché tutto questo, se lo trasferite sulle aree commerciali, i direttori commerciali, questa è una cosa che hanno innata, quindi hanno sviluppato da sempre. Questa va traslata adesso sul fatto che, per esempio, i siti diventano virtuali. Quindi alcuni commerciali, direttori commerciali, per esempio, in emergenza, siccome avevano pianificato che il loro approccio alla gente era andare a trovarlo nel posto fisico, non hanno fatto più nessun lavoro. Quando poi in qualche maniera ci siamo confrontati e abbiamo detto perché non farlo in virtuale? Certo, ci sono cose che non potrò fare, ma altre sì. E ha incominciato a lavorarci, gli agenti si sono aperti a fare le cose e guarda caso le persone hanno attivato energie nuove. Quindi significa, dobbiamo incominciare a pensare che quello che funzionava prima, nella situazione fisica, dove eravamo tutti insieme, può funzionare ancora. Quindi non è che è cambiato questo, cambiano i contorni, su quelli io ho possibilità di intervento. Incoraggiare il commitment delle squadre, quindi delle persone, fare in modo che in qualche maniera le persone si sentino appartenenti a attraversare questo cambiamento e quindi condividano con me il credo, sollecitare le idee del team su come tenere o rafforzare i singoli impegni locali senza dimenticarci di quelli globali. Quindi significa fare delle pianificazioni che tengano conto di un obiettivo di team, ma anche dei singoli obiettivi individuali. Quindi significa in qualche maniera fare sintesi. Il metodo mi permette di fare sintesi. Se riesco a fare questo, anche in emergenza, anche nel virtuale,
il nostro ciclo di direzione, di processo che porta in qualche maniera a raggiungere obiettivi di successo e di qualità, può essere sicuramente attivato. Vale a dire, facendo una chiara pianificazione delle priorità, sia individuali che di team, io posso condurre e guidare il gruppo a tenere l'obiettivo. Sicuramente organizzare meglio le risorse, quindi rivedere quello che non serve più e quello che invece adesso è indispensabile che teniamo sotto controllo o che mettiamo in campo. Tenere le persone e me stesso, che sono parte integrante di quel team, motivati a questo obiettivo di trasformazione e di cambiamento, con tutte le leve di cui abbiamo parlato. Attivare i processi di controllo che servano a protezione del team e dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere insieme, efficientare, quindi fare quelle attività di digital transformation che possono permettere a tutto il gruppo di andare più veloce, di efficientare e quindi in qualche maniera di raggiungere obiettivi che sono sicuramente più significativi. Tutto questo ci permette di capire che è vero che è una leadership nuova che, si, ci, si, che si viene, ci viene richiesta, ma sicuramente molte cose le sappiamo già fare, dobbiamo puntare e fortificare quelle che invece sono veramente delle nuove novità, ma soprattutto dobbiamo pensare quello che Burton diceva, che mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha osato credere che dentro di sé ci fosse qualcosa di più grande delle circostanze. Significa, lo abbiamo dimostrato in emergenza quest'anno, che siamo arrivati vivi e tutto sommato ancora con la voglia di continuare ad andare avanti con fiducia e sicurezza, ancora di più se incominciamo a crederlo fortemente, la leadership remota sicuramente ci può dare una grande mano in questo momento di cambiamento. Detto questo, io vi ho raccontato il mio punto di vista sulla leadership remota e quella su cui io sto lavorando con le mie organizzazioni. Vi auguro veramente un buon tempo perché prima del lavoro in qualche maniera dobbiamo star bene noi, ecco perché preoccupatevi dei vostri bisogni, perché se i vostri bisogni sono ascoltati, sicuramente quelle delle persone che lavorano con voi o delle persone che vivono con voi possono avere ascolto. E mi auguro di rivedervi alla prossima. Vi auguro intanto un buon proseguimento del pomeriggio. Grazie. Grazie Anna e grazie di questo intervento che decisamente insomma, ci rende, quantomeno ci dovrebbe poter rendere la vita un po' più semplice, sia chi è a capo del progetto, uno sguardo verso i propri collaboratori, ma anche per chi è un collaboratore in questo caso. Magari essere quasi un po' più comprensivo verso chi in questo momento deve insomma, guidare un po' una squadra. E mi sono ritrovata in qualche modo sia nell'una che nell'altra e capisco molto bene quanto possa essere complicato. Aggiungo solo una cosa: il mondo del virtual teaming è un mondo quasi autistico, no? L'autismo che cos'è? È come dire, un deficit nel interpretare alcuni segnali comunicativi. Dovendo essere forzati a lavorare in virtuale, vengono tagliati tutta una serie di Interruzione. messaggi, di interpretazioni che sono in qualche modo un po' nascoste da qualche parte, no? Quindi come si fa in qualche modo a rendere un team, tra le altre cose, virtuale, non più autistico? Basterebbe semplicemente semplificare, ragionare, essere molto più diretti, molto più chiari paradossalmente che quando siamo in una situazione insomma di face to face e soprattutto come giustamente facevi notare, aumentare il numero di comunicazioni, semplificarle ma aumentarle in modo tale da mantenere quantomeno un contatto e su questo ti do assolutamente ragione, è un ottimo modo. Uno per non avere delle distrazioni, uno per riuscire a focalizzarsi in maniera migliore e non per tutto il giorno, chi se ne frega, ma farlo nel modo più corretto in un momento che soprattutto, insomma, siamo un po' obbligati a stare dietro a, insomma, delle forzature che magari come esseri umani non ci appartengono più di tanto, ecco. Quindi ti ringrazio di nuovo, nuovamente, Anna, è stato un intervento incredibile. Ti
molto e penso che dai feedback che ho visto, insomma, sia stato uguale anche per i nostri partecipanti. Noi ci salutiamo così, vi ringrazio tanto per essere stati parte di questo webinar e ci rivedremo prossimamente. Un buon lavoro a tutti e un buon pomeriggio. Grazie a tutti e grazie Anna. Arrivederci. Grazie, grazie Virginia, buon lavoro.